100 lavoratori non sanno dove mettere l'auto. I parcheggi a pagamento, con la pandemia in atto, metteranno in difficoltà tutte le attività economiche. Non si placa la polemica dei commercianti e degli operatori economici per la rivoluzione delle soste al Lido e alla Sassonia. Dal 1 giugno, infatti, 311 parcheggi diventeranno a pagamento fino al 15 settembre. Una scelta fatta dal comune di Fano che non piace e che continua ad essere criticata anche dai titolari e dai dipendenti delle attività che si affacciano su via Nazario Sauro. A guidarli Alberto Santorelli, l'ex assessore oggi consulente assicurativo che ha l'ufficio di fronte alla Capitaneria di Porto, lamenta innanzitutto il mancato confronto promesso già dallo scorso anno da Etel Lucarelli e dal sindaco Massimo Seri. Hanno messo questi parcheggi a mo' di blitz, l'hanno fatto prima di mettere in sicurezza la zona, quindi la stessa curva che è molto pericolosa, con anche i tavoli adesso dei locali, diventa veramente urgente metterla in sicurezza. E un lavoratore non può spendere 10-15 euro al giorno per parcheggiare la propria auto. Non c'è comprensione minima del fatto che facciamo lavori dove abbiamo bisogno di prendere l'auto 3, 4, 5 volte al giorno, e di fatto con questo provvedimento l'amministrazione considera lavoratori di serie A e lavoratori di serie B contro residenti, contro attività economiche. E non ci facciano credere, prosegue Santorelli, che il provvedimento sia a favore dell'ambiente, perché in tal caso avrebbero potuto predisporre almeno delle colonnine elettriche sul lungomare. È solo un provvedimento per fare cassa, e quindi fare cassa sulle spalle dei lavoratori che già pagano le tasse per pagare tutto l'apparato pubblico, che in questo caso invece ha i parcheggi riservati, come ad esempio la Guardia Costiera, o come i dipendenti pubblici del comune che hanno tutti i parcheggi intorno ad esempio al parcheggio Vanvitelli e alla Sassonia tutti liberi. Quindi potevano spalmarli meglio in tutta la zona mare, non l'hanno fatto. E ovviamente creano dei disagi a tutti i lavoratori. Insieme a Santorelli erano presenti anche titolari di agenzie e negozi, quello che chiedono a gran voce di poter avere la sosta gratuita o quantomeno con delle agevolazioni. È assurdo, hanno detto, che si debba spendere 1,20 euro di ticket per acquistare un gelato da 2,20 euro. Sia i residenti che i lavoratori di questa zona qua devono pagare comunque già credo sia sui 140 euro ogni 3 anni per poter posteggiare qui di fronte alle case e alle attività. Quindi un'ulteriore spesa anche nei parcheggi a pagamento sarebbe una cosa eccessiva. Diceva che questa già è una zona penalizzata e questi sarebbero ulteriori costi onerosi per voi e per i clienti. Esatto, anche per la clientela che ci deve raggiungere, insomma, non siamo su un posto di passaggio. E se ci aggiungiamo la difficoltà dei parcheggi, anche perché la nostra attività comporta un via vai continuo e non riusciremo a gestirla andando a parcheggiare lontano, e meno ancora riusciremo a gestirla pagando dei parcheggi blu, perché comincerebbe a essere una spesa un po' importante. Quindi chiediamo di trovare una soluzione. Adesso io penso che sia da valutare insieme a chi si occupa di queste cose, per poter renderci più agevole il lavoro, lo spostamento, i clienti, proprio piacevole stare qui. Però, lavorativamente parlando, delle difficoltà ci sono.